Avviata. Buongiorno a tutti, iniziamo la commissione di stamattina. Abbiamo all'ordine del giorno come primo punto l'approvazione dei verbali. Poiché c'è, come avete visto, un po' di arretrato, adesso sono disponibili i verbali. Io vi diciamo, direi cominciamo con l'approvazione del primo verbale. Mi sembra di ricordare che però quello del 29 l'abbiamo approvato la scorsa settimana e avevamo già iniziato ad approvare, insomma, a leggere quello del 5 giugno. In Buongiorno questa... a tutti, scusate il ritardo. Buongiorno, abbiamo appena iniziato. Allora, io intanto, siccome... Presidente, buongiorno. Scusi se... Buongiorno. Noi l'abbiamo approvato quello della settimana scorsa, ma mancava, mancava il consigliere Di Gregorio. Per la parte che era in compresenza. Sì, e quindi deve approvare la parte okay. finale che lui praticamente okay. aveva... Perfetto, quindi manca la formalità del consigliere Di Gregorio su quello del 29, grazie Piero. Ma mi pare, forse ricordo male io, ricorda meglio Piero, mi pare che alla fine dentro il consigliere Di Gregorio l'aveva dopo approvato. Però vabbè, forse... allora adesso quando entra il consigliere Di Gregorio lo vediamo con lui. Intanto io vi dico questo, ricordo che avevamo iniziato la lettura del verbale del 5 giugno e ci eravamo fermati con Caterina che aveva aggiornato il pezzo del verbale letto fino a un certo punto c'è scritto, mi pare in prima pagina alle 9:20 che entra qualcuno, fino a lì avevamo letto. Dopodiché a seguire Presidente, dovevamo continuare la Presidente, lettura del... Una domanda, ma l'appello l'abbiamo fatto? No. Ha visto chi c'è? Non tutti fanno l'appello, comunque se volete facciamo l'appello. Sì, senza problemi. Ah, ok, scusate. No, perché io ero rimasto e si faceva sempre l'appello, però va bene. Ok, da. No, Caterina in genere vede chi c'è e segna. Non è che no, per il discorso anche delle giustifiche e quello viene in genere detto in chat quando uno entra esattamente scusate, come ha fatto Piero a me non serve no no infatti serve. Però siccome questa è una formalità amministrativa e stavo dicendo per quanto riguarda il verbale del 5 giugno così intanto io avvio i lavori perché la mia preoccupazione è che comunque accumuliamo ritardo. Io ho dedicato più tempo. Allora, io intanto ieri sera ho mandato una mail per poter consentire all'ufficio, dopo aver ascoltato l'audio, di inserire alcune modifiche di integrazioni nel testo. Quindi dal punto di vista amministrativo non so come dobbiamo procedere. Io intanto ho passato indicando i punti, allora, insomma. Presidente, io per correttezza ho caricato il file che mi avete mandato sulla piattaforma. Le modifiche io già le ho inserite in una bozza, in una bozza mia che ci ho diciamo salvata. E l'unica cosa che non ho potuto modificare sono gli interventi degli altri consiglieri, insomma. Perché mancano? Possono... No, perché magari si chiede modifiche di alcuni interventi, per esempio, non so, dell'Agenzia Tevere oppure dell'assessore, allora in quel caso... Allora, in quel caso lì, io dal punto di vista, diciamo, formale, non ho potuto fare altro che inserire il periodo dell'audio del video streaming che voi potete ascoltare perché è di vostra competenza ed in base a quello verificate se la verbalizzazione riportata sul testo che è di vostra competenza corrisponde a quello che io ho suggerito di indicare. Le colleghe non mi hanno supportato in questo, nel senso che dovrebbe essere stesso l'assessore a dire... Ma se c'è un audio, l'audio fino a prova contraria fa fede, sì, certo, per quanto certo, mi riguarda. Certo. Per cui io in questo momento mi sono attenuta ad una formalità, che è quella di riferirvi il momento in cui viene fatto un riferimento, questo è un atto giuridico,
e pertanto, indipendentemente da quello che è stato detto, per noi oggi conta comunque un dibattito che è stato registrato. Poi, se voi ritenete, in quanto di vostra competenza, di chiedere l'intervento della persona che ha pronunciato, nulla questio, però comunque l'audio fino ad oggi fa fede per quello che è stato detto. Quindi ditemi voi, perché la mia speranza è, viste le difficoltà che ci abbiamo avuto fino ad oggi, perché mancava il video, e, come dire, l'audio, la registrazione, e mancava il verbale, noi adesso abbiamo accumulato un certo ritardo nell'approvazione dei verbali, il che comporta anche una notevole fatica per l'approvazione, tant'è che io sono stata costretta, a distanza di un mese, a dover rifare l'ascolto. Ditemi voi come volete procedere, perché per quanto mi riguarda io devo approvare un verbale che corrisponde a quello che è stato detto nel corso della seduta, cioè quello che è stato registrato. Non intervengo più nel merito, vi lascio chiaramente fare il vostro lavoro. Vogliamo sentire anche gli altri, magari. Io sull'intervento degli altri non mi sento proprio di andare a modificare un intervento senza che il soggetto si sia espresso. L'intervento degli altri lo possono verificare, però chiedo scusa, noi ad oggi abbiamo sul canale YouTube del municipio Roma 9 caricati gli audio, io vi ho indicato i minuti di registrazione, non rientra nella mia competenza aspettare chiaramente decidere una cosa del genere. Io vi dico quello che è successo e poi ognuno si assume la responsabilità. Però per me, visto che la verbalizzante era Caterina, io faccio fede a quello che ha scritto Caterina. Va bene, allora. Se il consigliere mi dice no, a me sta bene la modifica come l'ha indicata la presidente Tallarico, per me sta bene così. Per esempio. Allora, vediamo di andare avanti. Sì. Allora, procediamo in questa modalità, come suggerisce, e cioè consentiamo l'ascolto dove ci sono le parti che voi ritenete di dover modificare, e chi non se lo ricorda si appunta il riferimento del minuto eccetera eccetera, e a quel punto lì si procede con diciamo la parte, come dire, formale per portare avanti il verbale. Dopodiché la mia speranza oggi è che noi quello del 5 giugno lo riusciamo, almeno un altro lo riusciamo a portare in approvazione. Dopodiché vedete voi, io chiaramente oltre non faccio. Chiedo scusa, che cosa stiamo facendo? State leggendo il verbale? Stavo leggendo le modifiche al verbale. Perfetto. Scusate, sono entrato da poco. Quale verbale stiamo leggendo? Le modifiche al verbale 5 giugno. Ok. Inserite nel file adesso.
Chiedo scusa, io ho perso per un attimo la connessione. Ho capito che si sta rivedendo una registrazione per una conferma di un verbale, se non sbaglio. Sì, sì, Roberto. Ma chiedo un attimo, invece di rimanere in silenzio, non si può un attimo sospendere la registrazione in modo che si ricontrolla, così anche il video poi per chi guarda non c'ha diversi minuti di silenzio? Sì, ok, adesso interrompo un attimo. Presidente, va bene? Guardate, io non lo so perché la seduta è aperta e regolarmente convocata. Noi siamo in fase di approvazione del verbale, quindi no, non io so dicevo per fare la sospensione. Siamo tutti la questione continua, però poi il video, siamo tutti senza audio e senza video, e chi la va a rivedere su YouTube poi si troverà 10 minuti di silenzio magari con Peri. Allora a sto punto per il video poi registrato. Allora questa è una formalità amministrativa che non compete a me decidere, nel senso no, che la seduta è in corso. Successivo, però se facciamo 10 minuti di silenzio allora. Non so a cosa possa servire in questo momento, fate voi, nel senso che la decisione di interrompere o avviare una registrazione non è competenza mia, io presiedo una seduta che è in corso. In questo momento c'è un'approvazione verbale e ognuno deve chiaramente poter fare il proprio lavoro durante la commissione nel migliore dei modi, a meno che non diventa un problema di incompatibilità il potere leggere un verbale caricato peraltro sul canale, diciamo sulla piattaforma, e eventualmente l'audio su YouTube, ma questo non spetta a me deciderlo, quindi lo chiedo io direttamente a Caterina. Interrompere la registrazione, a Caterina chiedo scusate, a Rosaria, interrompere la registrazione potrebbe anche comportare delle conseguenze per chi ha richiesto la giustifica, quindi io su questo non ci metto bocca, mi dispiace, non ne so nulla. No, assolutamente, la giustifica è, se io vedo la presenza dei consiglieri collegati, la giustifica non si interrompe assolutamente. È consentito sicuramente fare una breve interruzione della registrazione. Io poi carico tutti e due i video. Va bene, fate la cosa che è più comoda per tutti, l'importante è che riusciamo a portare avanti questo punto al quale tenevo molto, ecco, tutto qua. Scusate, posso fare una proposta? Scusate, posso fare una proposta? Piero, certo che puoi fare una proposta. No, forse Pizzi ha ragione. Secondo me, noi interrompiamo 10 minuti dando disposizione ai commissari, 15, dando disposizione ai commissari di leggere il verbale. Tra 15 minuti riprende la seduta, tanto le breve interruzioni si possono fare, ci mancherebbe altro, mica. Sì, va bene, io ho detto io solo non lo so, per me va bene tutto, l'importante è che riusciamo a portare avanti il punto in discussione. Quindi interrompiamo la registrazione, immagino che le segretarie aspettassero un nulla osta, diciamo. Sì, esatto. Procediamo allora, siamo tutti quanti d'accordo che è meglio procedere così, va bene? Va benissimo, ok.